Da che parte stanno gli italiani per quanto riguarda la guerra Russia-Ucraina? Se ne parla da diverso tempo, d'altronde l'invasione è iniziata oltre un mese fa e quindi c'è stato tempo per gli italiani a prendere un proprio, insomma, per elaborare un proprio giudizio, prendere la propria posizione, magari c'è chi anche l'ha anche cambiata guardando il progredire degli eventi e inevitabilmente comunque non è sempre così facile dire stiamo con l'Ucraina, stiamo con la Russia, in maniera diciamo completa, insomma, non è sempre o bianco o nero, lo spettro dei colori è molto più ampio. E infatti lo conferma anche un sondaggio che è stato fatto per il Riformista. Noi ci colleghiamo con l'autore di questo sondaggio e anche del testo dell'editoriale, cioè Renato Mannheimer, sondaggista e professore e nonché editorialista del Riformista. Buonasera, grazie per essere qui con noi. Buonasera, grazie a voi. Allora, il titolo non lascia, diciamo, spazio a particolari dubbi. Guerra in Ucraina, 8 italiani su 10 contro Vladimir Putin, ma spaccati sull'invio delle armi. E questo inevitabilmente ci fa capire come effettivamente, insomma, c'è in generale una condanna nei confronti dell'invasione russa, ma il modo in cui viene gestita, diciamo così, il negoziato, evidentemente anche insomma, la parte dell'Italia, non è del tutto convincente, secondo, diciamo, le persone che avete coinvolto. E allora ci spieghi meglio, professore, qual è la situazione? Ma la situazione è semplice. Sì. 8 italiani su 10 sono contro Putin, anzi addirittura di più, adesso sono addirittura 9 su 10, che è questo dato della settimana scorsa, io ce l'ho aggiornato ad oggi, il Perfetto. che però significa che c'è un 10% della popolazione, che se voi ci pensate non è poco, che invece non vede male Putin. Questi sono i veri putinisti italiani, che non sono pochi, non sono pochi. Un altro sondaggio apparso oggi mostra come molti di questi corrispondono a chi aveva prima le posizioni Novax, quindi c'è una sovrapposizione di questi atteggiamenti, diciamo così, anti-establishment, di protesta, che è suggestiva. Il fatto di essere però contro Putin non significa che si voglia mandare le armi. Qui la platea di chi è contrario a mandare le armi è molto più ampia. Nel sondaggio citato nell'articolo, il 35% si dichiarava contrario a mandarle. Oggi abbiamo fatto un sondaggio se si è contrari al fatto di averle mandate e la percentuale è più o meno lo stesso, è 36%. Quindi c'è un terzo di italiani che vede con sfavore l'invio delle armi, anche se magari è contro Putin, perché teme che questo incentivi la guerra. Il paese è spaccato. Questo terzo di italiani è più forte tra il Movimento 5 Stelle e la Lega, e specialmente è tra le persone di mezza età. Quindi c'è una quota di italiani contro questa cosa delle armi, anche se una maggioranza nettissima di italiani è contro Putin. È interessante anche il dato che arriva attraverso, insomma, i vari sondaggi che avete anche in qualche modo incrociato, perché poi, insomma, il tema, no, partendo, diciamo, dai massimi sistemi è Ucraina nella NATO, cosa che a Putin non piace, per usare un eufemismo, ma anche comunque Ucraina nell'Unione Europea potrebbe costituire un problema. Mi pare di capire che gli italiani su questo fronte si siano in qualche modo schierati in maniera piuttosto chiara, anche se chi, va controcorrente è una percentuale non indifferente. Professore. Non è indifferente, non è indifferente, c'è anche un'alta percentuale uscita che è meglio non fare le sanzioni, questi sono il 23%, c'è scetticismo anche sulla questione della NATO e anche su questo. C'è insomma una quota di italiani minoritaria ma molto importante che è scettica su questa guerra. Questa frattura che vediamo in questi giorni si potrebbe approfondire nei prossimi mesi, perché se la guerra va avanti, nei prossimi mesi ci toccherà fare anche a noi dei sacrifici.
il prezzo delle bollette è aumentato, altri prezzi aumenteranno, insomma è capace che questa storia abbia una ricaduta economica sul paese. La borsa, per quelli che investono in borsa con la guerra, è crollata, insomma tutto questo potrebbe portare a un risentimento da parte della popolazione, dato che c'è una parte di popolazione che coltiva di più questo risentimento. Ripeto, è la stessa parte che aveva un atteggiamento più risentito nei confronti, per esempio, del Green Pass. Potrebbe formarsi una quota non piccola di persone che in qualche modo si ribellano a questa nostra questo nostro sostegno dell'Ucraina. C'è una, in qualche modo ce l'ha già raccontato. Questa è un po' la situazione. In qualche modo ce l'ha già raccontato, ma io non la sento più. Ecco, adesso sì. Ok, chiedo scusa. C'è una buona fascia di italiani che si definisce, mi permetto di usare questa espressione, neneista. Cioè, noi non stiamo né con l'uno né con l'altro, noi non stiamo né con Putin né con Zelensky, perché poi comunque anche la figura di Zelensky effettivamente comincia a essere un po' divisiva. Qualcuno dice troppo, spettacolarizza troppo i suoi interventi, crede di essere un attore ancora, un attore, ma non è più comico, ma insomma fa questi le sue testimonianze, insomma, sembra quasi che si senta in un film, e quindi non, un po' distaccato dalla realtà. Questi neneisti, mi permetto di chiamarli così, ci sono? Sì, sono circa il 10%. Questa su Zelensky c'è un grosso dibattito, sì. Specialmente nei social ci sono anche attacchi contro di lui, un po' perché fa l'attore, un po' perché è ricco, ha messo da parte un sacco di soldi, un po' per la sua gestione dello stato precedente in Ucraina. Diciamo che in Ucraina lui è stato eletto, ma la democrazia non è proprio piena come da noi, più piena che in Russia ce n'è ancora di meno, secondo i principali indicatori. Sono stati che devono ancora viaggiare molto per democrazia. Quindi questo nene non è tanto dovuto al fatto della stima o meno per Zelensky, quanto al fatto che la cosa è lontana, e questa quota di italiani dice: ma noi cosa c'entriamo, lasciamo che se la sbrighino tra di loro. Si tratta però molto spesso di persone che si occupano meno di politica e così via. Una posizione interessante per esempio però è stata presa da Lampi, o almeno da una parte dell'associazione dei partigiani, che come sapete è più su posizioni nene, anche se c'è un grosso dibattito interno. Diciamo che in generale questa questione spacca gli italiani e probabilmente li spaccherà ancora di più, dipende da quanto durerà questa guerra. Professore, ha citato l'ANPI, che è l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, lo ricordiamo. Professore, lei sta parlando anche di politica, e quindi le chiedo se, a fronte di come i nostri politici italiani stanno in qualche modo gestendo la situazione conflitto tra Russia e Ucraina, abbiano guadagnato o meno, diciamo, posizioni e simpatie. Viene quasi da dire inevitabilmente che Salvini ha fatto un po' di passi falsi, ma sappiamo come l'elettorato della Lega sia molto resiliente, e anche Conte effettivamente, per gli affari su cui insomma ci sono anche in corso delle indagini che lo riguardano con Putin, forse diciamo non è al massimo della sua popolarità. Le chiedo insomma chi sale e chi scende da questo punto di vista, dal suo punto di vista. Scendono, secondo i sondaggi, scendono quelli che ha detto lei. Scende Conte, e specialmente scendono i 5 Stelle, scende la Lega e ancora di più Salvini, la cui popolarità personale ha avuto molti punti percentuali in meno nelle ultime settimane, anche per la disavventura del viaggio fatto all'est, quando quel sindaco non l'ha ricevuto perché gli ha fatto vedere la maglietta di quando si incontrava con Putin. Sì. È curioso, entrambi queste persone, sia Conte che Salvini, hanno delle volte fatto l'occhiolino a questi no alle armi, stiamo nene e così via, e questo non ha portato consensi a loro.
rimane un elettorato potenziale che per adesso non ha portato vantaggi, anzi la Lega, ripeto, specialmente Salvini ha avuto una diminuzione forte e ormai il Movimento 5 Stelle 13% è ai minimi storici e probabilmente calerà anche di più. Accidenti. Ma questi occhiolini non hanno portato niente. Resta il fatto che però secondo me c'è un elettorato, chiamiamolo populista o come vuole, potenziale, per il quale si potrebbe, sul quale si potrebbe giocare, ed è quello che Conte sta cercando di fare in questi giorni con la sua posizione contro il raggiungimento del 2% del PIL in investimento in armamenti. Come sapete c'è questa discussione sul governo. Per ora però questa apertura a questo mondo, che pure esiste e che è ampio come ci siamo detti, non è riuscita, anzi c'è stata una diminuzione di consensi notevole per entrambi, mentre il PD regge e la Meloni, che paradossalmente o no, come volete, è quella che ha le posizioni più atlantiste di tutto lo schieramento politico, forse sì, crescono entrambi, sia il PD sia la Meloni, e all'interno del PD specialmente la percentuale di chi non vuole mandare le armi o non avrebbe voluto che si mandassero è minima. Il PD è compatto molto su questa questione delle armi. Viceversa, questi altri due partiti che hanno avuto un po' di tentennamenti scendono. E Draghi, professore, a che punto siamo per quanto riguarda la sua di popolarità? Peraltro è stato avvistato proprio ieri a un supermercato a Milano, insomma in piazza Gheulenti. Com'è la situazione? Draghi va benone. La sua popolarità è aumentata nelle ultime settimane ed è ritenuto un grande leader, ci si affida a lui. Draghi va meglio del governo anche. Anche il governo è stabile, ma la popolarità di Draghi nell'ultimo periodo è fortemente aumentata. Cioè Draghi piace molto agli italiani per adesso. Poi non dimentichiamo che l'anno prossimo ci dovrebbero essere le elezioni e poi un governo dopo le elezioni, e qualcuno ipotizza addirittura che Draghi possa un domani fare anche un governo dopo che si è votato, ma questo è futuribile, non si sa. E le aggiungo che non solo si parla di Draghi ancora a capo di un prossimo governo, ma, affirma Gabriele Carrer, giornalista di formiche.net, si parla di Italia, occasione per la NATO, perché Stoltenberg resterà ancora un anno alla guida, insomma, della NATO, e alla scadenza c'è chi, insomma, diciamo radio mercato politico in qualche modo, ipotizza che alla guida della NATO possa subentrare addirittura proprio Mario Draghi o anche Paolo Gentiloni. Insomma, si fanno questi due nomi, e lo fa formiche.net, che è un'attenta, diciamo così, watchdog della politica internazionale, della geopolitica in generale. Quindi chissà, vedremo, magari prossima volta faremo un sondaggio, professore, su Draghi a capo della NATO, vediamo cosa rispondono gli italiani. Io intanto però la ringrazio per essere stato qui con voi e alla prossima. Arrivederci.